Ed eccoci insieme, benvenuti, nuova puntata di Parliamone con, appuntamento con il professor Francesco Schittulli, medico senologo, oncologo e chirurgo. Benvenuto, parliamo appunto di situazione tumori in Italia, tracciamo un bilancio ad oggi. Beh, diciamo che l'Italia è avvantaggiata rispetto agli altri paesi europei perché il cancro viene abbastanza ben curato. Però anche qui ci sono due Italie. Nell'Italia del nord ci sono maggiori servizi, mentre da due noi velocità. Nel mezzogiorno abbiamo una disponibilità di servizi inferiori. E qui accade il paradosso, che nel nord ci si ammala di più di cancro ma si guarisce di più. Nel sud ci si ammala di meno ma si guarisce anche di meno. Per quale motivo? Si guarisce di meno perché si arriva tardivamente alla diagnosi, perché le donne in particolare, anche gli uomini, vengono scoraggiati dall'eseguire esami per i lunghi tempi di attesa, non vi è un richiamo da parte delle istituzioni costante, continuo, di persone alla quale fare prevenzione. E questo è già una situazione pesante. Da noi però si registra una maggiore complessiva guaribilità, quindi le cure migliori quando si ha il cancro, perché ci siamo attestati ormai al secondo posto in Europa per capacità sia a livello di ricerca sia a livello di mezzi diagnostici a nostra disposizione. Noi vantiamo poi una classe professionale, cioè sia i medici, sia gli operatori sanitari, sia gli infermieri professionali, davvero di eccellenza e di qualità, specialmente nel nostro territorio, specialmente nella regione nostra. Quando noi andiamo fuori o in Alta Italia o all'estero, i nostri infermieri, i nostri operatori sanitari, i nostri medici non solo acquisiscono una leadership in quel settore, ma vengono davvero molto apprezzati, cosa che non accade qui sul territorio. Quindi i medici nostri, gli operatori sanitari, gli infermieri devono accollarsi un onere di lavoro spaventoso rispetto al nord, in una situazione davvero molto precaria. Entriamo più nello specifico, quali le forme tumorali che colpiscono l'uomo e quali quelle che colpiscono la donna? Ancora oggi nell'uomo il big killer numero uno, il tumore più frequente, è rappresentato in Italia dal tumore al polmone. Segue i tumori del colon retto, cioè dell'intestino, e al terzo posto i tumori della prostata. Soltanto che nell'uomo vi è sia pur lenta ma continua diminuzione, quindi una riduzione dei tumori del polmone rispetto invece ai tumori della prostata che tendono ad aumentare. I tumori del polmone diminuiscono nell'uomo perché l'uomo ha capito l'importanza di smettere di fumare, di non fumare, quindi fuma di meno rispetto a ieri. I tumori della prostata invece sono legati al numero degli anni di vita che è aumentato negli uomini. L'uomo oramai è arrivato a un'età media di vita di 80 anni, voi pensate negli anni 60, negli anni 70 era difficile arrivare a pensare di poter arrivare a 80 anni di vita, oggi è possibile e questo è un tumore legato anche agli anni. I tumori del colon retto poi sono legati alla errata alimentazione soprattutto e quindi alla necessità di un'alimentazione di stampo mediterraneo, alla cosiddetta dieta mediterranea, peraltro riconosciuta anche bene dell'umanità. Nella donna invece il tumore più frequente, purtroppo, è ancora oggi e tende ad aumentare di anno in anno, è il tumore della mammella, il tumore al seno. Questo occupa il primo posto. Però vi è un forte contrasto tra l'aumento del tumore alla mammella e la diminuzione della mortalità. Cioè ci si ammala di più ma si muore di meno di tumore alla mammella. Da 10 anni a questa parte vediamo una progressiva riduzione della mortalità, perché scopriamo sempre tumori di più piccole dimensioni, perché la donna si sottopone ai controlli, perché abbiamo farmaci, quando si è sviluppato il tumore a bersaglio, i farmaci intelligenti, quindi riusciamo a tirare fuori da questa angoscia la donna che è rappresentata dalla malattia cancro della mammella. E arriviamo anche a delle
guarigioni che sfiorano il 85% per quanto riguarda il cancro della mammella. Potremmo già oggi in Puglia arrivare al 98% di guaribilità di cancro della mammella se mettessimo in atto tutto il sistema diagnostico a nostra disposizione, cioè se facessimo prevenzione, diagnosi precoce nei confronti dei tumori della mammella. Mi collego a questo, quali mezzi a nostra disposizione, i mezzi diagnostici? Beh, intanto noi dobbiamo cercare di far capire alle ragazze, alle nostre figlie, a quelle che hanno 16, 17, 18 anni, nelle quali già si è formata la ghiandola mammaria, l'importanza di sottoporsi a dei controlli. E per fare questo dobbiamo far acquisire alle nostre ragazze una certa confidenza con il proprio corpo e far sì che con l'autopalpazione, con questo controllo che loro devono fare periodicamente, una volta al mese, per tutta la vita, loro possano non diagnosticare di avere un nodulo. Peraltro in Puglia il 52% delle donne scopre lei stessa di avere un nodulo alla mammella e si rivolge al medico dicendo: ho scoperto questo nodulo, di che si tratta? Noi dobbiamo cercare di far capire alle donne che l'importanza di toccarsi la mammella, dell'autopalpazione, serve soprattutto a poter eseguire poi degli esami, dei controlli, e a partire dai 25 anni la donna dovrebbe sottoporsi ad una ecografia e ad una visita specialistica da fare annualmente. Ma ci sono dei sintomi, dei campanelli d'allarme? I sintomi sono rappresentati soprattutto per quanto riguarda la mammella, dal nodulo, da un nodulo duro che la donna nota. Naturalmente abbiamo donne che provoca dolore? No, non provoca dolore. Noi abbiamo delle donne praticamente che hanno delle mammelle molto piccole e lì è facile individuare un nodulo appena nasce anche, ma abbiamo delle donne con mammelle voluminose, con un tessuto ghiandolare mammario esuberante, e lì è più difficile ovviamente scoprire il nodulo. Ecco l'importanza della visita specialistica e della ecografia da fare dai 25 anni, vita naturale durante per tutta la vita, ogni anno. Dai 40 anni ogni anno aggiungere alla visita specialistica e alla ecografia, aggiungere la mammografia, da fare annualmente tutta la vita. Cosa succede? Che se io scopro un tumore in fase iniziale, se io eseguo questi esami ogni anno, se mi si scoppia un tumore, se sviluppo un tumore, questo tumore, per arrivare alle dimensioni di un centimetro, impiega molto tempo, ma se io lo scopro quando ha le dimensioni, il volume di 2, 3, 4, 5, 6, 7 mm, beh, quel tumore è facilmente aggredibile, non solo, ma io vado ad incentivare la donna, perché la donna sa che con un tumore piccolo non deve avere l'asportazione della mammella e quindi non deve perdere quel senso di femminilità che è proprio legato alla mammella, al seno. Il seno è un organo nobile, svolge tre funzioni, una materna, una estetica, una sessuale. E in un certo senso l'organo che rappresenta la continuità della specie per l'allattamento, per questa funzione nobile che svolge. Beh, la donna sa che con un piccolo intervento, addirittura a livello ambulatoriale, la mammella non viene deturpata da un punto di vista estetico e cosmetico e rimane integra, e quindi i rapporti con il proprio partner, non si sente diversa dalla società, è una donna a tutti gli effetti, pur avendo avuto un grosso trauma che è rappresentato dal cancro alla mammella, ma guarisce, perché quel tumore in fase iniziale ha un grado di aggressività, un indice di malignità molto basso, e che possa diffondersi, cioè il processo di metastatizzazione è nullo, quindi non c'è diffusione, quindi guarisce completamente, e questa malattia diventerà, se la dimenticherà, non diventerà manco una malattia cronica come può essere il diabete, l'ipertensione o l'artrosi, guarisce completamente. Nelle donne invece nelle quali non è possibile avere un responso chiaro per quanto riguarda la mammografia, perché hanno una mammella densa, donne giovani soprattutto in premenopausa, beh, in quelle donne noi possiamo effettuare anche la risonanza magnetica e avere quindi la percezione di queste lesioni iniziali, di queste microcalcificazioni, ma molto piccole, di pochi millimetri, e far guarire quella donna. Qual è la situazione a livello nazionale appunto per quanto riguarda il cancro alla mammella, e qual è a livello territoriale, entrando più nel dettaglio? Beh, diciamo che noi ci siamo dati delle linee guida con Umberto Veronesi, proprio la settimana scorsa siamo stati insieme da lui, i 7 senologi chirurghi italiani, abbiamo definito che abbiamo purtroppo dovuto notare, noi del Mezzogiorno eravamo del Sud Italia soltanto in due, che la
che la guaribilità è attestata a noi intorno all'84-85%, a Milano invece intorno al 91%. Questa la dice lunga sul fatto che lì, in quella zona, in quel territorio, in quella regione, le donne vengono chiamate e sottoposte continuamente a questi controlli, cosa che da noi invece non accade, non avviene, anche per cultura delle nostre donne stesse, ma dobbiamo lavorare in questo settore e qui l'importanza anche della LILT, della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, in queste campagne di promozione, di sensibilizzazione. Abbiamo dichiarato che nelle strutture dove deve essere trattata la donna che scopre un cancro, lì ci deve essere un'esperienza almeno di 150 interventi per cancro alla mammella all'anno. Se una struttura non ha una capacità di poter effettuare almeno 150 interventi chirurgici per cancro della mammella all'anno, quella struttura comincia ad essere dubitativa, nel senso che noi abbiamo bisogno di specialisti. Come c'è lo specialista, l'ortopedico, non è più ortopedico in senso generale, c'è l'ortopedico che è specializzato nel ginocchio, l'ortopedico è specializzato nella mano, l'ortopedico è specializzato sul piede, così anche per quanto riguarda l'oncologia, c'è l'oncologo specializzato a livello gastroenterico, l'oncologo sul polmone, l'oncologo sul cervello e l'oncologo, il senologo, chirurgo per quanto riguarda la mammella. Ecco l'importanza di figure professionali dedicate a tanto. Le faccio un esempio. La media dei miei interventi chirurgici è intorno ai 500 interventi chirurgici per cancro all'anno. Numeri decisamente importanti. Sintetizziamo in punti chiave qual è il percorso di una donna che vuole prevenire e quella che magari si trova a dover combattere un cancro, cosa deve fare? Nelle scuole dovrebbero i docenti, ma qua anche il supporto della LILT, della Lega contro i Tumori, sia nelle scuole dove va frequentemente, dove viene chiamata, ma anche presso i propri ambulatori, insegnare alle ragazze dai 16-18 anni come fare l'autopalpazione. Si tratta di perdere 5 minuti ogni mese subito dopo il ciclo mestruale. Dai 25 anni una ecografia e una visita specialistica, sempre facendo l'autopalpazione ogni mese. Dai 40 anni visita specialistica, ecografia e mammografia. Sarà il medico curante, il medico di fiducia, il medico di famiglia poi a indicare se è necessario o meno eseguire anche una risonanza magnetica. Non trascuriamo che i nostri medici, tutti i medici, ma davvero tutti, sono preparati, sono coscienziosi, sono bravi, per cui la donna deve affidarsi ai medici e anche le strutture che ci sono lì dove gli studi radiologici, dove seguono mammografie, ecografie, sono validi. Guarire di cancro si può dunque? No, guarire di cancro si può e si deve, ma già si guarisce perché siamo già al 61% di guaribilità di tutti i tipi di cancro rispetto ad alcuni anni fa dove la media era sotto il 50%. Oggi riusciamo a guarire il 61%, se mettessimo in atto tutti gli strumenti a nostra disposizione arriveremo all'80% di guaribilità. Grazie professor Schittulli, grazie al pubblico a casa, appuntamento ad una nuova puntata di Parliamone con.